Buonasera, rieccomi qui con un nuovo video, questa volta per parlarvi nuovamente di un profumo con base incenso. Sapete, per chi mi segue sa che sono appassionata a questo genere. E quest'oggi vi parlerò di Sancti de l'Heliquide Imaginaire. Ed è che è una fragranza unisex per uomo e per donna. Gli accordi principali di questa fragranza sono balsamico, agrumato, fresco speziato, smoky, aromatico e legnoso. Questa ce l'ho in campioncino, ma vorrei acquistare la full size. Ora me lo vaporizzo. Soddisfazione vaporizzare un profumo di incenso. Allora, questo è un profumo di Sonia Constant del 2011. Per chi è appassionato di fragranze di nicchia saprà chi è Sonia Constant, che insieme a Bertrand Dechaufour, Pierre Guillaume, Olivia Giacobetti, Lucas è una dei più grandi nasi profumieri dei nostri tempi. E se volete vi posso fare un video in cui vi parlo dei nasi profumieri e delle fragranze che hanno fatto sia per la profumeria di nicchia che per la profumeria commerciale. Sarebbe interessante e se vi interessa fatemelo sapere qui sotto. Tornando al nostro Sancti, io sento moltissimo l'olivano, il pino, la mirra. C'è molto fumo in questo profumo. Poi sento la parte agrumata che qui io sento il pompelmo, ma dice pompelmo, lime e aldeidi, tangerina e bergamotto. Aldeidi non c'entra con l'agrumato, scusate. Sento una nota aromatica che è il rosmarino, si sente. E questo profumo viene fuori col frizzantino meno forte rispetto al frizzante che si trova dentro Cardinal, comunque è presente. Nelle note di cuore abbiamo il balsamo di un animale che ve lo scriverò qui sotto. Lavanda, rosmarino, pepe rosa, cardamomo, coriandolo, noce moscata. Quindi si sente il coriandolo e la noce moscata. Poi non siamo ancora evoluti fino alla base. In questo profumo si sente molto la mirra, si sente molto l'olivano e anche il pino. E
qui non ce lo sento, ma comunque nelle note di fondo ci sono cedro, ambra grigia, patchouli, olivano, mirra, benzoino, labdano e noce moscata. Continuo a sentire molto l'olivano e la mirra, il pino, tutta la parte agrumata, il rosmarino, la noce moscata. È un profumo molto complesso. E io ne sto meditando l'acquisto della full size perché mi piace molto. E è anche molto dura anche molto sulla pelle e anche sui vestiti, perché l'ho spruzzato anche sui vestiti. La scia devo dire che è moderata, non è uno skin scent, ma anzi, non è affatto uno skin scent, ma se spruzzato se ne vengono fatte 4-5 vaporizzazioni, ha comunque una scia moderata. E io lo consiglio, il prezzo è un po' alto, sono credo 170 o 175 euro per 100 ml, non esiste 50. E è comunque per me un profumo sublime. Per me è molto diverso, ma è all'altezza di un Liturgie des Heures. Quindi, se dovessi dare un voto a questo, non lo faccio mai, però se dovessi dare un voto a questo profumo io gli darei un 10. Perché lo trovo un incenso da chiesa, ma comunque molto raffinato, non è pesante, ma è comunque molto raffinato, molto molto raffinato. La nota frizzantina si sente quasi in bocca. La nota frizzante è data sia dall'olivano che dal pompelmo, secondo me. Ripeto, direi che il pino, l'olivano e la mirra siano proprio le tre note predominanti. Detto questo, vi saluto e vi ringrazio per aver guardato questo video. Fatemi sapere se conoscete questo profumo, se vi piacciono le fragranze a base incenso, quale state usando, qual è il profumo, qual è il cosiddetto per oggi per voi Scent of the Day, quindi il profumo che avete utilizzato oggi, e fatemi sapere che cosa meditate di acquistare. E se vi piace mettete un like e iscrivetevi se vi va. Ciao e alla prossima puntata. Ciao!